Allora, facciamo un piatto molto semplice. È un carboidrato proteico fatto con la salsa dei preti cistercensi, qualcuno dice anche dei templari. Praticamente la salsa è composta da un limone che viene premuto con le olive e poi si mette in seguito l'infusione, quello che la macchia mediterranea locale ci offre. In questo senso saranno 12-14 erbe aromatiche sottobosco. Siccome Sermoneta è stata molto importante come famiglie, dai Borgia con Alessandro VI ai Caetani ancora prima, e quindi noi non ci siamo fatti mancare niente anche con la scoperta delle Americhe, tutto arrivava prima a Sermoneta, tipo il mais, i pomodori, le spezie, con le guerre sante, insomma è arrivata un sacco di roba, e qui dentro ci sono le guerre sante, la scoperta dell'America, il Rinascimento, il Medioevo, quindi abbiamo tutto quello che la macchia mediterranea storicamente ci offre fino agli ultimi anni 50. Condiamo a crudo, scottiamo la pasta nell'acqua chiaramente, aggiungiamo a crudo la nostra salsa e poi un altro elemento fondamentale del Medioevo, l'apporto proteico dei saraceni. Quando i saraceni facevano le traversate, qui abbiamo un sacco di torri di avvistamento dei saraceni, l'apporto proteico veniva fatto col pesce secco oppure con le uova di muggine, che si chiama bottarga o di tonno o di muggine. Diciamo che questa è quella un po' più nobile, è di orbetello, aromatizzata all'armagnac. Quindi uniamo al tutto le proteine, gli omega 3, quindi abbiamo degli antiossidanti naturali eccezionali, semplicissimo, non facciamo altro che girare la pasta ed ecco qui un piatto completissimo. Se vogliamo dare una nota di nutrizionismo, ci sono due ormoni importanti che servono per l'assimilazione delle proteine e dei carboidrati, uno si chiama insulina e quella delle proteine si chiama glucagone. A questo punto escono tutti e due questi ormoni, si incontrano e si danno la mano, vanno d'accordo. Ecco, questo qua è un carboidrato proteico a crudo.